Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questa breve serie di puntate intitolate La sfida euro contro dollaro nel XXI secolo. Parleremo di un approfondimento su vari fatti storici accaduti per comprendere meglio le dinamiche del XXI secolo. E in particolare gli sviluppi di guerra del XXI secolo. Ecco, vi invito, se non l'avete fatto, a fruire la playlist www.climatechangewords.tk. Ciao! Oggi alla sfida l'euro contro il dollaro parleremo di quando nel 2003 la coalizione dei volenterosi, con alla guida gli Stati Uniti d'America, attaccarono l'Iraq, rimuovendo il sanguinario dittatore Saddam Hussein. Antefatti storici, a dire di Wikipedia. Durante gli anni 80 i rapporti tra Iraq, quindi di Saddam Hussein, e gli Stati Uniti, quanto i paesi occidentali, quanto i paesi petrolarabi del Golfo, sotto l'ombrello protettivo americano, ecco, tutti questi rapporti internazionali furono buoni. Nonostante la violenta brutalità del dittatore Saddam Hussein e nonostante l'Iraq acquistasse armamenti dall'Unione Sovietica, lo Stato iracheno era considerato un bastione contro le potenziali mire espansive iraniane. Durante la guerra Iran-Iraq, gli Stati Uniti e il blocco politico occidentale sostennero direttamente il regime di Saddam Hussein, fornendo informazioni geografiche e consiglio militare, sottoscrivendo accordi commerciali riguardanti forniture militari, per quanto lo scandalo Iran-Contras fece emergere i fini ultimi della politica statunitense di un dividi ed impera nell'area. Nell'agosto 1990 l'invasione irachena del Kuwait, causata dalle trapanazioni orizzontali dei pozzi petroliferi kuwaitiani sui giacimenti iracheni, spinse gli USA e i loro alleati a uno scontro frontale con l'Iraq. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU dispose sanzioni economiche e poi autorizzò un intervento militare per liberare il Kuwait. Tuttavia il presidente statunitense Bush si attenne al mandato ONU, evitando di rovesciare il regime di Saddam Hussein. C'era infatti il timore che un vuoto di potere portasse a una situazione ancora peggiore. 11 settembre 2001 fu l'attentato al World Trade Center a New York e la guerra in Afghanistan della NATO dal 2001 al 2021. Nel frattempo l'Iraq, che era sotto sanzioni ed era sempre rimasto un po' ai margini del mercato petrolifero mondiale, divenne la seconda potenza petrolifera mondiale in termini di riserve, questo nel 2000. E il suo mercato petrolifero abbandonava l'uso del dollaro. Sì, nel 2000 l'Iraq abbandonava l'uso del dollaro per essere quotato e pagato in euro. Questo fu la grande notizia passata sotto traccia su tutti i media, ma il link lo potete trovare in descrizione su un link nell'articolo del Times in cui si riporta appunto questa importante informazione. Era infatti dal 1999 che l'Iraq, dal 1999 più o meno, prese a quotare e farsi pagare il proprio petrolio in euro e non più in dollari. La notizia è riportata a conferma anche dal sito Archive Global Policy quanto da un altro sito RFR, tutti i link li trovate in descrizione di questo file. Nonostante nel 2002 la campagna NATO in Afghanistan fosse ben lungi da essere terminata, il presidente Bush parlò dell'asse del male, una coalizione di stati canaglia, Iran, Iraq, Nord Corea, a cui andava a contrapporsi, e tra questi in primis di tutti l'Iraq. Ecco, nonostante tra Iran e Iraq non fosse mai corso buon sangue, anche dopo il termine della guerra di vari decenni prima. Fu espressamente detto in modo martellante, 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 martellante e massiva su tutti i mass media occidentali che l'Iraq disponeva di armi di distruzione di massa, probabilmente testate nucleari tattiche e anche o armi chimiche, oltre al rifiuto iracheno delle perquisizioni degli ispettori ONU.
Ecco, fu creata una coalizione di volenterosi rossi nel 2003, formata da Stati Uniti, Gran Bretagna, Polonia, Australia, anche se molti osservatori fecero notare l'assenza di paesi importanti come Francia e Germania e lo scarso contributo del mondo islamico, presente solo attraverso il Kuwait, che ovviamente aveva l'opportunità di rendere il favore per essere stato liberato anni prima dalla invasione irachena. Ecco, tutti sappiamo com'è andata la storia, il dittatore sanguinario Saddam Hussein fu rimosso, però non c'erano tracce di armi di distruzione di massa in Iraq. L'Iraq non aveva nessuna testata nucleare tattica. L'Iraq non aveva nemmeno più armi chimiche, perché l'Iraq le aveva già tutte consumate, avendole in passato tirate in testa ai poveri curdi, agli assili iracheni del nord, quanto gli iracheni del sud, che erano filo iraniani. Hollywood, sulla patacca delle armi delle distruzioni di massa in Iraq, ebbe persino a farci un film d'azione, Green Zone, del 2010, in cui nel film si sputtanava la patacca americana delle presunte armi di distruzione di massa irachene. Certo, adesso il dibattito si potrebbe spostare e disquisire per ore sul fatto che Saddam Hussein era indubbiamente e sicuramente e certamente un dittatore sanguinario e che l'invasione dell'Iraq non fu un'invasione ma una liberazione da un dittatore. Tuttavia, la teoria che la democrazia possa essere esportata a colpi di cannonate è una teoria assai opinabile, perché, ecco, andando a vedere i processi storici che hanno generato tutte le grandi democrazie che poi sono rimaste tali, ecco, la democrazia è un obiettivo raggiunto in modo violento oppure non violento, venti il caso indiano, ma comunque da un moto proveniente dall'interno. Se un popolo non ha una democrazia, per avere la democrazia deve pagare un tributo di sangue. Questo in modo probabilistico, diciamo, solitamente accade così. Si pensi alla rivoluzione francese, si pensi alla alla prima guerra mondiale per la Repubblica di Weimar, erede del Kaiser che poi si dissolse nell'iperinflazione, e poi la Repubblica Federale Tedesca che ebbe a nascere dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Si pensi al 1848, le guerre italiche per la formazione dello Stato italiano sino al 1871, con una monarchia costituzionale fino al 1920. Il Giappone con alcuni flashpoint contro gli shogun nei primi del 1900, varie guerre in Sudafrica con i boeri, sino alla scomparsa dell'apartheid, ecco, solo appena decenni fa. Fanno eccezione Canada ed Australia, due democrazie liberali non nate con una guerra, oltre alle democrazie spagnole, greche e turche nate dalla dissoluzione della dittatura franchista e dei regimi dei colonnelli al termine della guerra fredda, perché nella guerra di Spagna prima della seconda guerra mondiale, diciamo, l'esito, diciamo, non fu positivo e quindi vinse praticamente la dittatura che continuava a esserci in Spagna. Ecco, nella maggioranza dei paesi arabi è sempre mancata l'influsso della rivoluzione francese e della separazione dei tre poteri, esecutivi, legislativi e giudiziari, perché i regimi teocratici oppure norme teocratiche sono sempre state mescolate nel diritto positivo, rendendo complicata la concezione della separazione tra potere temporale e potere religioso. E comunque una definizione chiara ed esplicita di libertà positive e libertà negative. Ecco, ogni luogo della terra ha il sacrosanto diritto di autogovernarsi, come meglio crede, perché il mondo è creato da stati nazionali. Ancora un'altra invenzione migliore degli stati nazionali non è stata fatta. Quindi, se del caso c'è la possibilità di maturare nuove idee democratiche e liberali, prova ne è che la dichiarazione dei diritti umani non è stata sottoscritta da tutte le nazioni della Terra. Quindi, se si deve andare a sviluppare eventualmente idee democratiche più liberali, queste devono passare da un processo interno e non dall'esportazione della democrazia a colpi di cannonate. Comunque, ecco, alla luce delle informazioni storiche pregresse, quello che è noto già dalla storia, l'attacco di Soros all'ECU nel 1992, la crisi poi successiva del 2006 in USA che si ebbe ad espandere sui debiti sovrani europei,
E considerando anche la dittatura sanguinaria di Saddam Hussein rimossa nel 2003, che però non aveva armi di distruzione di massa e che fu la ragione principale della guerra che fu scatenata contro Saddam Hussein, che non aveva peraltro nessun legame con Bin Laden e nessun legame con l'attacco alle Torri Gemelle del 2001. Quindi c'è da chiedersi quanto la guerra in Iraq del 2003 fu piuttosto causata dal fatto concreto che dal 2000 il petrolio iracheno era prezzato e pagato in euro e non più in dollari. Fatta la domanda, datevi la risposta. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. No, non perdetevi la prossima puntata di La sfida euro contro dollaro nel 21° secolo.